Ciao! Ciao! Vieni, Daria. Oggi facciamo una lezione di classico, di intermedio, con la mia allieva che mi aiuta. Ciao, grazie Jo! Allora, io spiegherò gli esercizi, li faccio vedere a destra, se anche siamo a specchio è uguale perché tanto faremo sia a destra sia a sinistra di ogni esercizio e poi dopo Daria li farà insieme a voi così potete copiare e se avete delle domande fatemele che mi fermo e vi spiego meglio gli esercizi. Cos'altro? Facciamo una sbarra e se riusciamo, facciamo in tempo, facciamo anche due esercizi al centro, altrimenti ci fermiamo con la sbarra visto che abbiamo soltanto un'ora. Aspetto un altro minuto e poi iniziamo. Inizieremo dal plié, quindi iniziamo direttamente dal plié, non facciamo il primo esercizio di riscaldamento. Ci scaldiamo direttamente col plié e con diversi tendu, perché andremo a fare vari tendu di diverso tipo per scaldare bene i piedi. Alcuni esercizi sono legati destra e sinistra, quindi se avete una sedia come sbarra, insomma un appoggio, cercate di avere un appoggio comodo in modo da potervi girare velocemente da destra a sinistra, altrimenti vi girate e poi dopo recuperate l'esercizio man mano. Ok, allora direi che possiamo iniziare a partire. Allora, primo esercizio, prima posizione, partiamo con plié. Abbiamo plié con braccio, quindi il braccio accompagna. 1 e 2, 3, spalla indietro, 4, grand plié, 5, 6, torno sul 7-8. Faccio due relevé, tendu alla seconda, quando appoggio il piede scende il braccio, alla seconda uguale, demi, torno, demi, apro, braccio da sopra, grand plié e anche qua relevé, relevé. Vado in quarta, quando appoggio il piede appoggio anche scendo col braccio e la fa uguale, 1, 2. 3, attenzione adesso, quando stendo faccio un round con la gamba fino dietro e uguale. 1, 2, 3, round fino avanti, chiudo in quinta. Qua le braccia invece sono normali, cioè da iniziale prima, apro, iniziale prima, apro, grand plié, torno, cambre avanti, srotolo per andare direttamente in prima posizione. Pronti a sinistra. Ok? Ciao Sofì. Tutto chiaro? Bene, partiamo. Il plié è semplice. Busto, mi tiro.
appoggio di tutto il piede, ginocchia spingono indietro, vado in quarta, ancora quarta, demi, ronchiudo quinta, stretta la quinta, braccia in prima, respiro. Cambre avanti, srotolo e stai. Molto bene. Se non si sente la musica, se è troppo alta, ditemelo, è che l'aggiusto. Allora, adesso andiamo a fare Tangyu dalla prima. Quindi, siamo in prima posizione. Questo è proprio per i piedi, ok? Lavoriamo bene i piedi. Abbiamo avanti, chiudo, avanti con plié, il braccio, guardate, torno avanti, ron seconda, 1 e 2, uguale in croce, quindi vado in prima con plié, seconda fino dietro, chiudo, chiudo da dietro, 1 in prima, 1 con plié, dietro ron seconda, mi raccomando l'andeor, chiudo, chiudo, 1, chiudo, 2, plié, torno fino avanti, chiudo, chiudo. Adesso abbiamo 16 tempi in prima con il corps de bras, 8 tempi corps de bras de or, 8 tempi in andedan, seguo sempre con lo sguardo, la spalla resta ben indietro. Adesso abbiamo cloche piccolini, avanti, dietro, avanti, rond, finito avanti, dietro, avanti, dietro, rond, finito dietro, chiudo in prima, equilibrio, 8 tempi di equilibrio, braccia in prima, porto braccia in terza, 8 tempi e questo è staccato, quindi prima destra, poi sinistra, ok? È semplice, usiamo bene il piede sul pavimento, quindi spingiamo bene il piede, lavoriamo con l'andeor e partiamo. Scaldare i piedi, quindi deve, il piede deve spingere sul pavimento, deve usare bene il pavimento, deve pensare di allungarsi in avanti mentre il fianco tira indietro, ok? Devo avere queste due forze opposte nel tangyu, il piede vuole andare lontano, il fianco vuole rimanere. Andiamo all'altro lato. Dietro, ruoto,
e un po' di busto, finito avanti, tre cloche, finito dietro, chiudo in prima e up, ruoto il bacino, ruoto il bacino. Cosce, ruoto dalle cosce e giù. Molto bene. Adesso abbiamo un tendu dalla quinta. Quindi lavoriamo molto col tendu per scaldare bene i piedi oggi. Allora, tendu dalla quinta. Inizio è simile. Abbiamo avanti, chiudo. Avanti con plié. Da qui avanti. Plié dégagé. Vado bene avanti, cerco l'andeor. E chiudo, uguale con la gamba della sbarra dietro, quindi uno, chiudo, uno con plié, uno, dégagé, lontano, se riuscite andate ben lontano, chiudo, adesso la seconda, seconda, chiudo, uno con plié, dégagé, la testa gira verso la sbarra, allungo, torno, vado, allungo, torno, coude pie per passare dietro e rifaccio tutto da dietro, quindi da dietro abbiamo uno, chiudo, uno con plié sempre col port de bras, tendu, alloge dietro, braccio che va davanti un po' sempre di polman, iniziamo a usare il polman, chiudo, uno con plié, allungo, dégagé, attenzione a questo ginocchio, non fa così, rimane aperto, allungo, quindi qui non devo accontentarmi di questa posizione, devo andare, chiudo, poi di nuovo alla seconda, seconda, uno con plié, vado, chiudo dietro, vado, chiudo dietro e giro, ok? Ci siamo? Bene, partiamo se non abbiamo domande. Questo è legato, destra, sinistra, legato. Uno con plié. Allungo lontano, cerco andeor. Gamba della sbarra. Resta in andeor anche la gamba della sbarra. Alla seconda. Ruoto il bacino. Tendu, quindi così abbiamo avuto tre tendu, questo sarà sempre dalla quinta,
ma è un tendu veloce, un po' più dinamico. Anche questo legato destra e sinistra. Allora, qua abbiamo una croce di 1, 2, 3 e 4, ok? Quindi 1 lento, 2 veloci, 1 lento, 2 veloci, 1 lento, 2 veloci, 1 lento, 2 veloci. Adesso abbiamo in prima 3, 4, 5, 6, 7, 8, come prima, poi avanti, dietro, avanti, round fino dietro, quindi qua chiudo in quinta, dietro, avanti, dietro, round, chiudo avanti, da qua, prima, prima, plie, con un po' di port de bras, prima, prima, plie, guardate bene il braccio, prima, prima, plie, dégagé, quinta, soutenu, e chiudo, ok? Ci siamo? Tutto chiaro? Quindi una croce di uno lento, due veloci, poi abbiamo quelli, no, in prima non ci sono qua, è solo una croce, poi abbiamo direttamente avanti, dietro, avanti, round, chiuso, dietro, dietro, avanti, dietro, round, chiudo, avanti, prima, prima, plié, prima, prima, plié, prima, prima, plié, dégagé, soutenu, altro lato. In dentro. Sapete che possiamo avere un accento in fuori nello jeté, solitamente si fa in levare, oppure un accento in dentro, quindi diciamo che la parte forte musicale è in quinta, ok? Quindi devo anticipare il movimento quando parto. Questo sarà così, quindi non devo, come solitamente magari si fa nello jeté, stare fuori, ma questa volta io parto e sto dentro, così. Devo cercare di fare veloce l'andata e chiudere bene in una quinta serrata, ok? Allora, qui abbiamo 3 jeté, 1, 2, 3, up, coup de pied e chiudo. 3 alla seconda, 1, 2, 3, up, coup de pied, chiudo. Attenzione adesso, enveloppé, plié, jeté, enveloppé, plié, 4 alla seconda, 1, 2, 3, 4 e ho finito dietro. Ripeto tutto da dietro, quindi 1, 2, 3, up, senza plié, direttamente andiamo e chiudo. 1, 2, 3, up, enveloppé, enveloppé, plié. Il braccio va giù, gamba della sbarra, cerco l'andeor, ginocchio da qua, resta. Non faccio questo, plié. 4 alla seconda, soutenu, altro lato, ok? Questo esercizio si chiama jeté, è l'esercizio degli jeté, ok? Con accento in dentro, abbiamo detto. Ok, partiamo. Seconda,
melodie. Da dietro, chiudo, accendo in dentro, mi raccomando. Il sostegno finale, potete anche non farlo, se avete una sedia, una sbarra scomoda. La Daria lo fa perché ha la sbarra comoda e le viene naturale ritornare nella direzione da cui è partita. Adesso facciamo un altro jeté con due mani alla sbarra, quindi veloce. Ve lo mostro. Grazie. Allora, io parto con la destra, forse per voi la sinistra, ma è uguale, tanto facciamo sempre tutti e due i lati. Spalle basse, addome contratto, devo cercare di rimanere immobile con la parte superiore del corpo e lavorare solo con quella sotto. Se io non sono abbastanza sostenuta, quindi se non chiudo il core, questo corsetto addominale e gluteo, farò la campana e non è quello che vogliamo vedere. Allora, 8 con la destra, 8 jeté in prima, poi 8 di qua, poi 4, vado a scalare, 4, 2, 2, 1, 1, 1, 1 e poi parto da sinistra, 8, 8, 4, 4, 2, 2, 1, 1, 1, 1. Adesso attenzione, scendo ma velocemente in un gran plié dinamico, giù, up, chasman, 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 chiudo in prima, giù, up, chasman, 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 prima, giù e... Quattro volte, giù e l'ultimo facciamo che chiude in quinta. Da qua abbiamo degli jeté curva 3, quindi rimane il piede flex e fa incrocio, avanti, dietro, avanti, dietro, come la dinamica di uno jeté, ma tengo il piede flex. Questo serve proprio per lavorare sull'andeor della coscia. 8 con un piede e 8 con l'altra gamba. E fine. È abbastanza dinamico, serve appunto per velocizzare i piedi, gambe, tutto. E mi raccomando, quando scendo nel grand plié è comunque sostenuto, non cado giù, accompagno il movimento, ok? Partiamo. Ballato anche con la parte superiore del corpo, con il viso, mi piace molto, ma è rond de jambe, quindi fatelo bene. Allora, partiamo in prima posizione, respiro, cambre laterale, due tempi, 1-2, da qua direttamente scendo in avanti, 3-4 e torno su, ok? Poi 4 rond stesi in un tempo l'1, quindi 1, 2, 3, 4, finito avanti, cambre dégagé avanti, mi chiudo, è veloce però, è in un tempo, quando scendo questa gamba è leggera, io non devo andarci sopra con il peso, è leggera, salgo, passe, attenzione al ginocchio, arabesque, grand jeté à l'air, uno parterre, grand jeté rond à l'air,
uno parterre, chiudo, facciamo tutto in andetan. Quindi parto sempre cambré, vado cambré dietro, torno. 4 stesi, ok? Sono veloci, in un tempo l'uno. L'ultimo finisce dietro, cambré, sempre in un tempo. Apro, cioè alzo, arabesque, attenzione al ginocchio, quando da quando in passé, non è questo, questo vuole rimanere e qui, avanti, da qui, grand ronde, parterre, grand ronde, parterre, grand, chiudo quinta, seconda parte, 4 tempi per scendere, allungo qua per tornare su, respiro, 4 tempi, di nuovo, da qua vado in direzione della sbarra, quindi da qui, quinta, ruoto e scendo, sono in direzione sbarra. 4 tempi per grand fondue, scendo bene, mi raccomando il piede dietro, non è così, il tallone vuole andare verso il pavimento. Torno su dritta, cambre dietro, 4 tempi, da qua il braccio apre, arabesque, se voglio vado in mezza punta, cerco un equilibrio, devo starci 8 tempi, da qui chiudo, mezza punta, retiré e cerco di rimanere anche qua equilibrio, 8 tempi, per poi fare dall'altro lato. Ok? È chiaro? È lento, non lentissimo, però riuscite a seguire bene secondo me. Questo è staccato, destra da sinistra. Vado avanti, morbido. 4 ronde. 1, incrocio bene dietro. 2, 3, finito avanti. E cambre avanti. E up. Passé. Dietro. Grand jeté ronde. 1. Chiudo prima, dietro, 4 round stesi, and down, tengo fermo il bacino, e cambré, leggera la gamba dietro, schiena, 5, 6, 7, chiudo, retiré, niente piedi a banana, schiaccio dentro il bacino, guardo un punto fisso, equilibrio, tengo, 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 brave, e scendo, ottimo, altro lato. Cercate di tenere fermo il bacino, eh? La gamba è come la punta di un compasso che va lontana. Quattro. Incrocio bene dietro, arrivo fino dietro. Finisco avanti. Ruoto il piede davanti, ruoto. Apro ginocchio. Grand jeté ronde. Fare bene il cushion, non incrociare troppo. E da dietro, cambre. Cambre dietro. Ronda dietro. Ruoto bene il piede, fermo il bacino. Stringo gluteo. Ruoto piede dietro, ruoto, ruoto dietro. Up, ginocchio.
Piegatele, giro verso la sbarra, graffo indietro, tengo a deor, respiro, mi allungo prima di scendere, mi allungo, preparo arabesque, tengo la schiena, sento l'incrocio nella schiena, provo gli equilibri, 5, 6, 7, chiudo, retire, apro bene il ginocchio, spingo avanti il bacino, niente piede a banana, svirgolo il piede. Allora, faremo adesso fondue, per chi vuole lo può fare in mezza punta, per chi magari è un po' più indietro con lo studio lo fa tutto sulla pianta, ok? Allora, mi raccomando, fondue, adesso io spiego veloce perché abbiamo solo un'ora e presumo che essendo un corso intermedio sappiate già abbastanza le cose. Comunque il fondue, la cosa principale è piegare insieme, stendere insieme, quindi la gamba che ha più strada da fare, che è quella di lavoro, non quella di base, deve partire prima, se no non arrivano insieme le gambe, ok? E poi deve essere, come dice il nome, fuso, morbido, il contrario dello jeté che è scattante, ok? Allora, preparazione. La preparazione è sempre tendue. In questo caso, ok? Quindi sugli accordi musicali preparo a fondue, avanti, chi vuole in mezza, chi vuole in pianta, dietro, avanti, chiudo per fare con gamba della sbarra dietro, fondue, attenzione a questo piede, non così, cerco l'aldeor, dietro, avanti, dietro, chiudo, strettissima la quinta, da qui fondue, seconda, ande dan, ande or, apro, doppio fondue, seconda, doppio fondue, seconda, tutto da dietro, quindi fondue o in mezzo a un pianta, avanti, con un po' di polman anche, avanti, dietro, chiudo, gamba della sbarra, fondue, attenzione qua le ginocchia, cerco un grande buco in mezzo, no chiuso, fondue, avanti, parterre, chiudo, fondue, seconda, ande dan, il mio sguardo è al piede come, e di nuovo al piede, apro, doppio, seconda, chiudo, ruoto, apro per ripartire perché è legato. Allora, facciamo un fondue a 45 gradi in questo esercizio, ok? Quindi l'altezza della gamba è al ginocchio di base. Se sono qua non è 45 gradi, ok? Quindi qui. Bene. Partiamo. Fondue. Preparo fuori, respiro. Morbido, 45, dietro, chiudo, fondue, ande dan, ande or, e doppio, fuori, doppio, respiro da dietro, passe parterre, chiudo, e seconda, ande dan, ande or, mi raccomando, alte le mezze punte, 45 ande ora di qua, e parterre, un po' di busto sempre, seguo con la testa, con lo sguardo, cercate di ballarlo. Allora andiamo a fare adesso
Rondo Jean Malher. Ok, allora spero che sappiate come si esegue il Rondo Malher. Se non sapete, fatemi, scrivetemi le domande, se no io vado veloce perché non c'è tanto tempo. Allora, anche questo, se avete già studiato in mezza punta, facciamo con le mezze punte, soprattutto i passaggi, altrimenti sulla pianta, ok? Da qua respiro, lié, passé e chiudo dietro. Guardate il mio braccio, da qua il gomito parte e chiudo avanti. Retiré adesso, apro seconda, uno, andeor, uno, andeor, doppio, chiudo avanti, plié, retiré, stai, equilibrio, cerco un equilibrio, chiudo dietro per fare tutto un dedan. Quindi, e uno, e due, e tre, morbide le braccia, quattro, e a, qua attenzione, non sono rimasta dietro, anche se la gamba viene da dietro, va in posizione di retiré, up, andedan, doppio, chiudo dietro, retiré, stai, chiudo e giro, e tutto dall'altro lato. Mi raccomando, ronde jambe, andeor, da qui la gamba va dritta e un po' in avanti, e in andedan va da un po' in avanti a dritta, non vado mai dietro, se questa è la mia gamba, qua dietro non vado mai, ok? Proviamo. Se non viene salvata non dipende da me ma dalla tecnologia, però ci provo. Ok, allora, adesso abbiamo il frappè. Allora, frappè, questo è un po' velocino, quindi cercate di starci dietro, ma è abbastanza veloce. Anche questo ha le mezze punte, se non me la sento lo faccio sulla pianta, non succede niente. Allora, preparo fuori a... in mezza punta se voglio o sulla pianta. Da qui abbraccio, 1, 2, tombe, apro, sempre in mezza se voglio, 1, 2, tombe, dietro, doppio, avanti, dégagé, doppio, dietro, doppio, seconda, 1, 2, 3, tutto da dietro, 1, 2, qua un tombe, guardate, da qui, chiudo, tombe con coude più avanti, passo per la quinta, coude pie, apro, 1, 2, tombe, apro avanti, doppio, dietro, doppio, avanti, doppio, seconda, 1, 2, 3, attenzione adesso, sempre in mezza se voglio, 16 tempi di frappè, abbraccio dietro, con corde brande on e andedan, ok? Il frappè, quando li faccio veloci, un errore che fanno in molti è di farli diventare dei petit, cioè di non stendere il ginocchio, ma io invece nel frappè stendo ogni volta il ginocchio,
con controllo e con forza. L'abbracciato è così, la posizione abbracciata, chiudo il piede dietro, sposto il piede senza modificarlo. Tornando a noi, ho fatto 16, dopodiché chiudo quinta, mi giro verso la sbarra in direzione, ritiro con la gamba della sbarra, vado in attitude e cerco un equilibrio per poi allungare e adesso guardo se è attaccato o no. Sì, questo è un nudo, destra più sinistra, quindi allunge e giro sui tuoi e riparto, ok? Se voglio li faccio tutti in mezza, se no in pianta. Partiamo. Quando ho alzato bene il ginocchio, sviluppo la gamba, così la gamba sarà più leggera, ok? Partiamo. Lontano, stavo in arabesco, stai, preparo la schiena.
sviluppo la seconda, ginocchio poi gamba, ruoto bene bene e dietro e ritirei arabesque, passé, plié avanti, fate pure, plié in quinta, allungo dietro, stai un attimo con gamba su, respiro, cambré, torno piano, chiudo quinta. E seconda, cerco di stare, e giro, retire, avanti, passe, lì e dietro, balcone, lì e buono profondo, arabesque. Bene, ok. Allora, petit battement sulle coude pied. Mi mancano solo 10 minuti. Speriamo di fare in tempo per tutto. Allora, petit battement sulle coude pied. Abbiamo anche dei giri da fare in questo esercizio. Se non li avete ancora studiati, giri la sbarra. Fate solo equilibrio in passé. Ok. Allora, anche qua mezza punta o non mezza punta, come volete voi. Preparazione: sempre preparo fuori. Tre tempi di petit, 1, 2, 3, sul 4 faccio plié in coude pied, ginocchia ben aperte, un po' di polman dietro e di nuovo, 1, 2, 3, 4, polman avanti, adesso 4 tempi per salire con anche il braccio e 4 tempi per scendere e apro, tutto da dietro, quindi ricomincio, 3 tempi, questa volta il coude pied sarà avanti, 3 tempi, qua è sempre abbraccio dietro, abbraccio dietro, dietro, salgo col braccio under down, 4 tempi per salire, qua ecco, quando invece faccio questo che salgo, qui è avanti dietro, non abbraccio, avanti dietro, apro, attenzione adesso abbiamo piede flex, batto dietro, batto avanti, stendo, batto avanti, batto dietro, stendo, batto, batto, seconda, chiudo, dietro, attenzione, mi preparo, detourné, qui la gamba è avanti, giro en dehors, finito avanti dalla quinta, ok? Apro, seconda parte, ripeto da dietro, flex, flex, dietro, flex, flex, avanti, flex, flex, seconda, attenzione, chiudo avanti, plié, su tenu, qui la gamba finisce dietro, anche se finisce dietro, il giro en dedans deve arrivare davanti, quindi da qui stacco il braccio, giro e chiudo, ok? Se non ho fatto i giri, rimango su, se ho fatto i giri voglio provare doppio, provo doppio, mi raccomando, precisione, è sempre un giro, quindi anche su tenue devo fare il colpo di testa, va bene? Guardare un punto fisso. E leggo subito a sinistra, quindi è un po' difficile perché io ho appena finito il mio giro en dedans, chiuso avanti, su tenu, apro e riparto con i miei petit, ok? Rivediamo un attimo il pezzo dei giri. La prima volta chiudo dietro, stacco le braccia, su tenu, guardo sempre lì, ho cambiato le gambe, quindi sono finita avanti, giro en dehors, fuori dalla sbarra, con il ginocchio che tira, giro, ok? Poi ho tutta l'altra parte, finito avanti questa volta, plié, su tenu, finito dietro, la gamba da dietro viene avanti per girare verso la sbarra in en dedans, ok? Ci siamo? Proviamo.
non è chiaro, chiedete. Partiamo. E 1, 2, 3, plié. 1, stacco un po' il braccio, plié, salgo, avanti e dietro qua. 5, 6, 7, apro e 1, 2, 3, avanti, 1, 2, 3, di dietro, salgo, braccio dedando, apro bene il ginocchio, apro, flex e 1, avanti, dietro, seconda, chiudo e giro, bene, mi preparo. E flex, dietro, flex, flex, chiudo avanti, preparo, giro, giro and down, e su tenu, apro, e da capo, 2, 3, plié, e salgo avanti dietro, guardo un po' la mano, apro, e abbraccio dietro. Sempre e scendo bene. Allora facciamo in tempo solo a fare l'ultimo esercizio, se no dopo ci taglia la diretta. Facciamo il Gran Batman, così abbiamo fatto la nostra sbarra. Allora, Gran Batman è abbastanza veloce e anche qua l'accento è in dentro. Abbiamo Gran Batman avanti e 1 e 2 a chiudo e uguale a seconda. E 1 e 2 a e adesso invece è 3 cloche, però il primo è in levare il tempo, quindi è piccolo, perché avanti, dietro, chiudo e ancora avanti, dietro, chiudo, cambre avanti in 4 tempi, giù giù giù, torno, uguale da dietro, e 1 e 2 up e giù, seconda seconda up e giù, avanti. Adesso uguale, quindi piccolo davanti e dietro, avanti, chiudo. Piccolo, dietro, avanti, chiudo. Cambre dietro, morbido e giro. Ok? Due davanti, retiré, un altro avanti. Due seconda, retiré, seconda. Cloche, dietro, avanti, dietro, chiudo. Dietro, avanti, dietro, chiudo. Cambre, tutto da dietro e poi giro. Se riesco, facciamo l'inchino alla reverence finale e
Uno e due. Grazie Daria. Grazie Sara. Ciao a tutti. Ciao.